Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. I know man passing by. Hi guys! Ho voluto mettere il microfono perché c'è un casino allucinante tra musica, idropulitrice. Sto lavando la macchina da Aldair, da giocatore della Roma, è venuta a lavare le macchine qua in Messico. Ho già guidato un po' di chilometri, la prima parte è stata abbastanza noiosa, una strada molto scorrevole di 80-90 km orari, quindi la solita media che tengo, ma ho ancora 150 km da guidare e mi dice 4 ore e mezza di guida, quindi la parte avventurosa dovrà arrivare, credo. Spero che sia anche bella, mi è stato detto che è molto bella panoramica, infatti vedo all'orizzonte delle montagne, probabilmente dovrò scavallare il passo sulle montagne che rende tutta la cosa più bella. La macchina era piena di regali degli uccelli, l'avevo lasciata un giorno e mezzo parcheggiata sotto degli alberi, tanto passa la Polizia Nazionale. Adesso mi giro, ve la faccio vedere, mi passerà alle spalle. 3, 2, 1, eccola qua, con il tipo dietro col mitragliatore. Tra l'altro all'entrata di questa città c'era il posto di blocco dell'esercito, ma non mi hanno chiesto niente, non mi hanno fermato. Probabilmente la macchina mi aiuta molto a non farmi fermare, perché veramente sembra la carrozzeria è quello che è. In più c'è tutta la plastica attaccata dietro che la rende un po' una macchina, diciamo, da poveraccio, quindi non do molto nell'occhio. Niente, io adesso vado a vedere come fanno il lavoro e noi, niente, continuate a vedere la strada com'è, che sono sicuro che sarà abbastanza avventurosa. Cercando un posto, la strada si sta facendo bella, è interessante, eh? Avere una bella macchina sportiva qua sarebbe molto divertente, però sto cercando un posto anche per far volare il drone e farmi seguire dal drone. Il problema è che tutta la strada è seguita dalla linea elettrica, è un po' pericoloso farmi seguire dal drone che magari non vede il filo e cade. Si vede bene? Sì, wow, si vede benissimo. Allora, il ragazzo ha fatto proprio un bel lavoro, 70 pesos per lavare la macchina, io ho lasciato la mancia, 100 pesos, invece di spendere 3,50 euro ne ho spesi 5. In più volevo dirvi, ieri sera, dopo che ho finito tutto il mio giro della città, con Omar sono andato a due incontri, feste. Il primo è organizzato, diciamo, da chi fa couchsurfing lì in città, e c'era anche un ragazzo austriaco, un'argentina, e magari qua adesso vi metto una mini clip che ho fatto, però... Come sapete, avevo detto ieri, Omar non era molto social sotto questo punto di vista, quindi si rispetta ovviamente il volere delle persone, soprattutto di chi ti ospita. A fare la rusca, siamo andati a fare la rusca, è una usanza che si usa il 6 di gennaio. Praticamente è un dolce che si mangia insieme e dove all'interno del dolce viene messo un pupazzetto di plastica, un bambino, e chi lo prende deve pagare i tamales il 12 febbraio, il giorno della Candelaria, come lo chiamano loro. È una cosa curiosa. Siamo stati, come dicevo, a due incontri, prima a questo qua del couchsurfing e poi invece a casa di un amico di Omar, dove invece lì abbiamo mangiato anche carne, fagioli, ovviamente, che non mancano mai. Però è stata una bella serata, è stato a dormire quasi le 2, ovviamente a ritmi messicani, abbiamo cenato che erano le 10:30. Guardate che bella che è la strada qua, porco cane, peccato che non posso far volare il drone. C'è proprio il filo che passa di fianco alla strada, al lato destro di là. Mi mancano 139 chilometri, piano piano arriviamo a destinazione. Bene, 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 bene. Mi
mi piace, però comunque qui avere un deltone, cavoli, sai che, oppure un bel Clio Williams, sarebbe veramente bello, a parte i top che ci sono ogni tanto, però anche l'asfalto è bello, eh. Chissà a quanto è il passo, io secondo me sono, se non sono a 3000 metri poco ci manca, eh. Adesso c'ho un camion e una moto davanti, camion è carico di ghiaia, è molto lento. La città dove ero ieri, dove sono partito stamattina, Oaxaca, era 1500 qualche cosa. Qua si sale, adesso sono in prima perché veramente stiamo andando pianissimo. Aspetta che metto la seconda, che se no, seconda. La valle sotto si vede molto bassa, però se la valle è a 1500, qua non so quanto siamo. Vediamo se riusciamo a passarlo qua, la moto è passata, ci provo anch'io. Sorpasso azzardato, però almeno ci muoviamo un po', il limite lo dà 40 all'ora, alberi 30 metri, qua dice le vendono la roba, però non dice quanto è il passo, tra l'altro sto ancora salendo, come cambierà il panorama oggi da le montagne con i boschi alle spiagge di nudisti. Fantastico il Messico. Panorama alle mie spalle è strepitoso, eh. Bellissima la valle sotto. E qui si sale ancora, continuo. Ho fatto una piccola discesa, adesso la strada riprende a salire. In teoria devo andare dietro quelle montagne là per poi scendere e arrivare al mare. Sarà una bella e lunga discesa. Ciao! Ciao! Questa è la strada che sto facendo, non so se riesco a mettere bene a fuoco le curve, curvette che ci sono, proviamo a fare un più. È tutta a zigo-zago, sto scendendo. Molto bella, asfalto ottimo direi, l'unica cosa che viene stressata forse sono i freni, però la Panda basta scalare una marcia e si ferma anche in discesa. Bella questa strada, adesso ho capito perché ci vuole tanto, perché comunque è una curva dietro l'altra. Bella, una bella strada di montagna, che mi ricorda la mia Valle dell'Osso. Parcheggiata la macchina lì, vicino alla pila di legna, e sto andando a fare la pausa pranzo. Stupenda sta strada, eh? Mi mancano ancora 90 km, però veramente lenta. Ecco, adesso ho capito perché ci vuole tutto questo tempo. Adesso vi faccio vedere anche il ristorantino tipico di montagna messicano. Ok, un chile relleno. E tiene taco de chorizo? Sí, ya para preparar. ¿Dos? Sí. Okay. Y en agua, la tomar. ¿Tiene agua? ¿Embotellada o agua de pepino? No, embotellada. Ok. Do I even care anymore? Taking my love for granted. Thinking about us turning to dust. You said that I already know. Know we're better. Better when we're alone. I don't know what to say. Allora, ho lasciato il ristorante dove ho mangiato chile rilieno e due tacos di chorizo. 135 pesos con l'acqua. Buco. Questa strada ha due cose di interessante, anzi, beh, una è bella, però questo non è interessante, è un fatto. Le cose interessanti sono due. Uno, c'è tantissima gente che vive al bordo della strada, al bordo della strada, praticamente ha l'attività
che ristoranti o vendono legna, miele. Lavorano e vivono proprio al bordo della strada. Questo è molto interessante. Poi l'altra cosa curiosa, che questa però mi sa che è in tutto Centro America, Sud America, non ci sono le gallerie. La strada segue la montagna. Sali e scendi, destra e sinistra, tutto seguendo l'andamento della montagna. Questo rende il cammino molto lento, ma molto bello e a volte panoramico, perché adesso, ad esempio, adesso non si vede niente perché sono tutti gli alberi. E il lato altro negativo, non riesco a far volare il drone perché c'è, a parte la vegetazione, ci sono anche i fili della corrente che rendono difficoltoso il volo, soprattutto quello che il drone segue la macchina senza che io lo guardi, no? E dato che ho già, chi mi segue lo sa, distrutto un paio di droni, visto che non lavoro più e quindi 500 dollari o 800 come l'ultimo comprato, adesso sono soldi, perché ogni dollaro o ogni euro, ogni peso conta. Non lo faccio volare, mi dispiace, ma si vola quando si è sicuri. E adesso qua sono tutti i fili che passano proprio sopra la strada. Mi mancano 65 km. Meno male che mi piace guidare, ragazzi, eh. Vabbè, se non mi fosse piaciuto guidare, magari non avrei neanche intrapreso questo lungo viaggio in panda. O no, che ne dite voi? Che ne dite? Niente, ritorno alla mia guida e ai miei pensieri e alle mie pazze idee che magari un giorno condividerò con voi. You don't wanna be with me. Per non farci mancare niente, anche un po' di sterrato. Fa caldissimo, stiamo scendendo di quota, fa sempre più caldo. Hi guys, sono arrivato a Zipolote, fa un caldo, sono sudatissimo. Sto aspettando che Claude mi venga a prendere. Sarò ospite di Claude e Esther, credo che si chiamino così, dopo vedremo nei prossimi giorni, scopriremo. E dovete seguire i video per capire perché sono qua, a parte la spiaggia dei nudisti. Ma la cosa interessante, vi do uno spoiler. Passata la macchina, appena sceso dalla Sierra, arrivato al lungomare nel paesino prima di Zipolote, un po' più a sud, ho incontrato due italiani, una coppia di italiani, Maurizio, no, Cristian Toscano, che mi ha mandato da un altro italiano, Maurizio di Milano, che è meccanico, che andrò a trovarli nei prossimi giorni. Subito degli italiani che vivono qua, locals. Adesso aspettiamo che mi vengano a prendere e ho bisogno di una doccia. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride.